Via, Vado. ok, stiamo registrando. Sì. Stai registrando tu o sto registrando io? Perfetto. Stiamo registrando Allora, entrambi. va bene. Allora, comincio? Cominciamo? Certo, Ma sì, io dai. sono la spalla, tu devi condurre. Va bene. Ragazzi, bentrovati nella nuova serie con Riccardo. Questo è Salve a tutti, Riccardo. ragazzi. Eccolo, è proprio Ciao. lui. Se state vedendo questo video significa che è andato tutto bene. E ragazzi, abbiamo deciso di fare quindi una Soul Link. Per quelli che non la conoscono, ragazzi, adesso vi spiego le regole. Ma prima E prendiamoci sarà del tempo super per... divertente. Esatto. Ma prima prendiamoci il tempo per capire l'entità della situazione, ragazzi. Dopo un mese e mezzo, forse 2 mesi che non ci vediamo, torniamo così. Avevo messo una storia su Instagram con un piccolo hint, con un piccolo, come si dice, hint? Indizio. Indizio. Col piccolo indizio qualcuno l'ha preso, ovviamente Giuse l'ha preso. E ragazzi, siamo molto eccitati per questa nuova serie. Come vedete è su Pokémon Assolutamente X e sì. Y. Io direi di dargli l'ok subito. Gli vogliamo dare Vai. ok, vai. Così sentono Ragazzi, pure sarà l'audio super perché sennò... divertente perché lui è molto bravo, cioè nel senso sicuramente molto Beh, più di me. aspetta, aspetta, non esageriamo. Già non mi parte il gioco. Porco Ok, Dio, dai. eccolo, eccolo, eccolo. Ok, te lagga se vai? Vediamo. Spero di no. No, frizza un pochino, No. ma ci sta. Va bene, dai, se frizza va benissimo. Dovresti andare Dai, verso dai. l'alto. Allora, Ok. raga, intanto vi dico le regole. Per quelli che non le conoscono, le Soul Link. Allora, le regole che ci siamo fatti noi sono le seguenti. Allora, entrambi possiamo catturare solo un Pokémon per ogni via. E già questo è limitante, giusto? Bene. Solo un Pokémon. Questi Pokémon che noi cattureremo saranno legati. Quindi diventeranno una coppia se avranno il primo tipo differente. Fra di loro non possono avere lo stesso tipo. Se uno quindi incontra un tipo acqua come primo tipo, l'altro non può avere un primo acqua. Un Ok. Pokémon con primo tipo acqua. Però, per esempio, un Gyarados che è acqua volante può fare coppia con un Warrein perché c'ha come primo tipo il ghiaccio. Quindi questo può essere Ok. una coppia. Essendo legati, se a lui crepa Gyarados, a me crepa Warrein. E quindi vanno boxati entrambi. E non si possono più Ok, usare. boxati significa si mettono nel Chiara. frigorifero sostanzialmente. Li mettiamo nel box e non si possono usare, chiaramente. Ok, nel PC. Esatto, sì. Non Ok. si possono usare pozioni o altri strumenti durante la lotta. E poi E già qui ragazzi si vola. E qua perderemo tutto perché lui non è che conosce bene. Io posso vedere il suo schermo e la sua faccia. E questo ci aiuterà. Io se vedo là, ragazzi, è perché sto controllando che non faccia minchiate lui. E Mentre lui io se pure può vedo di qua vedermi. è perché vedo lui. Quindi entrambi ci Quindi, vediamo a vicenda. ragazzi, siamo organizzatissimi. Non ci avete idea. Ci abbiamo messo un'ora per prepararci, ma pure di più. Poi Dai. c'è tutto il dietro per creare le ROM, per randomizzare. Perché il gioco è randomizzato? Mi sa che ci siamo scordati. Ovviamente è randomizzato perché non puoi fare una Soul Link se non è randomizzata, raga. E come ultima regola, ce l'ho scritto. Ah, Ultima regola. non si possono alzare i livelli dei Pokémon sopra al livello più alto del capopalestra. Quindi i level cap saranno Ok. il livello più alto. Questo perché con Rick c'ho paura che perdiamo tanti Pokémon e non si potrebbe andare avanti. Quindi sarà il livello più alto e non il livello più basso. Quindi co Ok. come si dovrebbe fare? In realtà è così. La regola sarebbe questa. Io nelle scorse serie, Rick, che tu hai visto, tenevo il Sì, level sì, sì. cap per il livello più basso. Va bene. Ragazzi, abbiate un po' di pazienza, ma io ho paura davvero di fare un botto schifo. Quindi facciamo così. Nah. Poi magari se vado bene. Madonna, che figata. Dai, su, andiamo da Dai, quelli. si inizia. Vai, vai, vai. Digli ok, digli Chi sono questi qua? Che ok. vogliono? Ok. Allora, devi andare a sinistra. Questi saranno gli amici. Dove cavolo vai, Ricca? A sinistra io Io ho già andato. sbagliato tutto. Ok. Allora, mo questi ti Dai, daranno un siediti. soprannome pure. Ma Dai, no. siediti. Ti daranno un Che soprannome vogliono? e ti daranno pure il Pokémon. Lui è trovato. Pierno. È un portento del Vedi, ballo, no? ragazzi. Sì. Prende sempre il Era Bram. massimo. Mister Questo sembra R. proprio un. Eh? Super R. Vedi, Ricca? Pure a te ti Super. danno i Mr. soprannomi. R. Mr. R. Super Che R. puttanata, porca trota. Va bene, io sarò Magico R. Magico R, ragazzi. Vai, vai, pure te, Ricca, ce l'hai. No, no, io voglio essere Mr. R. No, Perfetto. scusate. No, no, no. Ho cambiato idea. Altro. Altro. Dai, non mettere cose No, oscene. no. Voglio il mio nome da gamer. Perché, ragazzi, voi non lo Ah, è sapete. vero. Ma io ho un nome da gamer. E non mi interessa se è super cringe. Ma io ce l'ho. Ma ci sta, ci Clusterbout. sta. C'entra? Ma sì. Dai, dai, dai. No, no, No. no. No, 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 no. Cluster D. Cluster. No, 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 no. Sto No, su. sbagliando malissimo, ragazzi. No, no. Dai, porca troia. Sì, Cluster BP. Va bene. Va Vai, vai, vai. bene, Va sì. bene. Allora, il nome non era quello comunque. Non è questo il suo nickname. Vai. Non lo Adesso sapranno Ricca mai qual è. ci mostra lo scroto. No, no, ci mostra i Pokémon. Vai. Sei pronto? No, non clicca. Cazzo, prima te. Oh, che Ah, c'hai? vai. Che c'abbiamo? A me mi sta laggando. Tanto a Ok. me bisogna Oh, mettere 24 ore. Ricca! Ricca! Oh!
Oh mio Dio! Ma è stupendo! Ma no! Ma raga, no, ma vabbè, davvero? Ma dai! Raga, io... Allora, calmi. Allora, raga, ora tocca capire. Allora, Salamence, Tyranitar... Vabbè, Nidorina. C'è una cosa che mi dispiace, raga. Perché, allora, io qua c'ho Gible, come lo vedi? Però che, Gible sì, e Salamence sono entrambi draghi, se non sbaglio. Esatto, quindi questo non si può fare. Possiamo fare. Ok. Io penso che Tyrantrum sia roccia. Roccia drago. E quindi Tyranitar... sì. Tyranitar dovrebbe essere primo tipo roccia o buio. Fammi andare a vedere. Vai perché? A controllare, perché io non... Zero proprio. Allora, Tyranitar è un roccia buio. Quindi noi roccia Tyrantrum buio. Tyranitar non lo possiamo fare. Però possiamo fare quindi... Tyrantrum Salamence oppure Gible Tyranitar. Forse la cosa migliore. Perché all'inizio... sì. Perché Tyrantrum a lungo andare è più scarso di un Garchomp. Però Garchomp invece diventa a livello 40 e passa. No, non possiamo. Cioè, dobbiamo prendere tutto quello che la sorte ci ha dato. Salamence. Dici Tyrantrum Salamence? Penso di sì, perché vedi che comunque Tyranitar penso sia più forte di Salamence. Però ne vale la pena. Allora, tanto... Tu che dici? Qualcuno ci insulterà lo stesso per ogni scelta che faremo. No, non vabbè, credo, questo, lo sono tutte ragazzi, brave persone. Ragazzi, insultateci nei commenti. Allora, va raga, bene. Io penso che sarei d'accordo che non stiamo considerando assolutamente Sibi, pure Nido, la Nidorina. Io lo farei. Però penso che la scelta giusta sia Rampardos Salamence, giusto? Rampardos? No, che cazzo? Tyrantrum? Sì, vabbè. Rampardos. Vabbè, è andata. Vabbè, Tyrantrum Salamence, va bene? Sì, aspetta, va però. Con... Bono. No, va bene. Secondo me ci sta. Sì. Però Breme, siamo certi che... Aspetta, Tyrantrum devo capire se è primo tipo roccia o drago. Ma è roccia, perché è un fossile. Sì, infatti è roccia. Ok, quindi il fatto è che poi non possiamo più tenere altri tipi roccia o drago nel team. A meno che poi non mettiamo nel PC loro. Io direi che è un ottimo pair, un ottimo paio, un'ottima coppia. Come li chiamiamo? Allora, il nome, ragazzi, intanto lo seleziono, perché sennò faccio stronzare. Sì, l'abbiamo selezionato. Ah, ricca, le abilità sono randomiche. Quindi, quindi quello è una cosa da tenere a mente. Se c'ha un'abilità magari... di cazzarola, ci può sabotare proprio tanto. Magari quello ha l'abilità, allora, che ne so, di dagli il soprannome, chiaramente. Esatto, potrebbe averlo e quello ci potrebbe sabotare. Comunque sia, allora, i nomi, allora, me li so preparati, ragazzi, per gli starter. Quali sono i nomi? Sono, ovviamente daremo due nomi differenti fra le coppie e non lo stesso nome. Questo per magari sfruttare più nomi possibili, così non state fuori e riusciamo a nominare tutti. Cioè, riusciamo a dare il nome di tutti voi. E a proposito di questo, ragazzi, noi nomineremo tutti i Pokémon con i nomi di chi commenterà sotto i video. Questo è sempre stato così nei miei video e sempre lo sarà. Dunque, i nomi degli starter saranno i nomi dei Pokémon che nella scorsa serie hanno performato meglio. E ok, sono appunto Jaspaga e Steph. Quindi Jaspaga e Steph saranno i nostri starter. Tu quale vuoi, Ricca? Allora, Steph o Jaspaga? Ma solo per lo spelling vado con Steph. Si scrive con la Steph. F o con PH? No, Steph. Steph, solo Steph. E io, allora, vado, c'ero Jaspaga. Vi ringrazio, Steph e Jaspaga. Spero che vedrete, ragazzi, anche questa serie. Io faccio schifo comunque a scrivere le cose. Cadroia. Ok, Jaspaga. Perlomeno non l'ho incasinato come il mio nome prima. Paga. E si va. Allora, adesso, Ricca, bisogna stare attenti. Allora, Jaspaga, ok. Ok. Tira male. Dobbiamo vedere Tira prima le abilità male. Nostre. Perché se fanno schifo, abbiamo già sbagliato. Però va bene. E la prima cosa che bisogna fare poi prendere delle Pokéball qua sulla destra, ma adesso lo facciamo. Ok. Quindi mi devi dire tutto, ovviamente, che tutte. Fare. Sì. Ah, non abbiamo menzionato che io non ho mai giocato a questo gioco. Quindi... No, è vero. Non ci ha mai giocato. Mai giocato a questo gioco. È vero che è randomizzato, quindi sti cavoli della storia, però ci sta. Allora, vai, Cluster BP, spamma, ragazzi. Spamma. Cluster BP. Lui di solito si fa chiamare Cluster Bout, no? Nei giochi. Vabbè, per questa serie sarò Cluster BP. Cluster BP. Dai. Oh, mamma mia, quanto parlano. Sì, finalmente. I coglioni pazzeschi. Ok. Allora, adesso ritorna giù. No, che sta succedendo? Okay. Ah, ok, torna giù. Questa è la prima lotta del gioco. No, è la prima lotta R, del gioco. Cluster BP. Magico R. Allora, in questa lotta, se perdi, non è persa, perché ancora non ci abbiamo le Pokéball. Meno male. Nel momento in cui avremo le Pokéball, si può perdere. Ma spero di no. Ok. Ok, che c'è la tua? Lickitung. Noctowl, ok, facile. Noctowl, dai, ci sta, ci può stare. Ok, un po' ci lagga, un po' mi lagga. Sta laggando. Ma a me va discretamente bene, ti dirò.
dirò. Dai, dai, dai. Salamence, mamma mia, ragazzi, proprio questo sguardo da che battaglia. Oh Cristo, dice oh. Zuccata. Zuccata è forte? Arika, aspetta, vai su Pokémon per vedere l'abilità. Info. Scoppio, arrega danni al Pokémon che sferra il colpo finale. Eh no, però, non mi serve. Tu che c'hai aumenta l'illusione se il Pokémon... Buono! Vabbè, il tuo non è buono. Male. Il mio non è buono, ma non è manco male, perché il mio se... cioè, funziona solo se il mio muore. Però, capito? Può morire solo certo, una volta è... nel gioco. Quindi non è il problema. Insomma. Vabbè, okay. Dai. Vabbè, non è male. Poteva andare peggio. Va bene, va vai. Bene così, va bene così. Tu tanto non penso che puoi morire contro un Noctowl, quindi non ti do consigli, fai te. Ragazzi, io non so nemmeno quali di queste mosse, tipo, arrecano danno. Quindi... cioè... posso immaginare che se lo mordo gli faccio male. Sì, ma fai anche bot in testa. Fai bot in testa. Perché tanto te non sei tipo buio e non sei tipo normale. Però bot in testa fa più male. Tentenna, ragazzi. Vai, vai, vai. E poi può tentennare. Vai, sto bullizzando. Come potete vedere, ragazzi, questa serie sarà difficilissima. Perché assolutamente Riccardo non è pronto per questo. No, no, ma per me è tutta una scoperta. Soprattutto per una Nuzlocke, appunto, in cui non te puoi curare neanche. Quindi un hardcore Nuzlocke Soul Link, che è quello che stiamo facendo. L'ho preso a capocciate a morte, sostanzialmente. Io, Ricca, sto morendo. Aspetta. Come fai? Dai. Ok. Ma lì mi paralizza pure. No, dai, dai, vinco io. Ok, dai. Arrabbiatissima, ragazzi. Che figata, raga, dai. Ma tu ti immagini perdere contro il tuo amico e gli molli 500 euro? Cioè, sta cosa mi fa sempre così, ridere. Noi lo facciamo. Va bene. Già che a briscola con gli amici ti ci balli la fresca, ragazzi. Dai, Ricca, dove devo andare? Giù. Scendi, okay. Scendi. Devi andare a Borgo Bozzetto. E bisogna andare da mamma. Ma questa inquadratura, ragazzi? Sì, sì. Sono figo. No, dove devo andare? È la prima casa qua a destra. A destra, ok. Mamma mia. Che orientamento c'hai, Rick? Ok. Stai registrando. Voi immaginate che stai io... Stai registrando. In che senso sto registrando? Dici con... Con OBS. Sì. Ok, perfetto. Benissimo. Come è andata con i tuoi nuovi amici? Ma dai. Quella è una Pokéball. Ah, ma mica ce l'hanno data. Ah, no, vabbè, la Pokéball intende quella del primo Pokémon. Ma perché vabbè, non leggiamo... Dai, muoviti. Perché non leggiamo le cose? Le vuoi leggere? Ma no. Beh, io non... Calcola, non ho la minima idea di che cosa parli la storia. Va bene, vogliamo leggere pure il testo ogni tanto. O di che cosa debba fare, sinceramente. Allora, non ho idea di nulla. Ci hanno dato una lettera, mi sa, e okay. Del prof, che in questa generazione il prof si chiama, non c'ho manco idea di come si chiama il prof. Platan c'era scritto prima. Platan? Questa è la parte in cui Rhyhorn mi uccide, vero? Sì. Ah, vuole salutarti. Ti conosce da quando sei nato, hai visto? Oh, mamma mia, io avrei paura, sinceramente. Ma quanto vivono i Pokémon? Rhyhorn è un pezzo di ferro. Ma non è ferro, è roccia. Il massimo più che invecchiare è roccia. Dai, 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 continuiamo. Rhyhorn! Dai, vieni su. Allora. Go! Continuiamo. Allora, qua adesso cattureremo il nostro primo Pokémon. Però prima devi andare sulla destra e prendere delle Pokémon. Okay. Su quello rosso. Quello rosso. Quello rosso. Quello... Bene. Bene. È andato su quello verde. Bene. Bene. No, non è questo qua, mi sa. Che dice? Oh, mi sa che è quello verde invece. Dai! Aspetta, vedi, aspetta. Ragazzi. No, è quell'altro verde, ma di qua, a sinistra. È di qua. Compra. Immagini, questo mi ha visto entrare due volte uscire, sto minchione. Allora, prendine 10 di Pokéball. Così ti danno pure la premia. Questo è un compra. Perché facciamo questo, ragazzi? Perché in Pokémon XY il primo incontro di fatto è un Pokémon statico. Quindi è un Pokémon che si aggiunge al numero di catture che puoi fare in questa via. Quindi di catture ne puoi fare due. Io almeno, tutte le serie che ho visto degli americani che seguivo, catturavano due Pokémon in questa via. Ma questo ti dice... Che ti dice? Non aver paura, la tua squadra ti... Vabbè, ti dà conforto. Vai avanti, vai un pochetto avanti. E dicevo, qua in questa pezzi di erba, fermo prima di andare. Okay, qua ci sarà un Pokémon statico. In mezzo lì ci sarà un incontro che è sempre 100% tasso di cattura con la prima Pokéball. Quindi qualsiasi Pokémon trovi in questa questo Pokémon statico, cioè il 100%, se tipo c'è Arceus, sì, lo catturi con una Pokéball. Esatto. Ragazzi, e per questo qui bisogna contato, incrociare le dita. E per questo viene contato come un Pokémon statico. Ovviamente se ci avrà lo stesso tipo fra me e Riccardo, è un Pokémon statico che si perde proprio. I Pokémon statici funzionano così. Cosa? Se perdiamo l'incontro o è incompatibile non possiamo farlo, basta, occasione persa. Allora, in questa via no, perché questo è un Pokémon statico. Questo è un Pokémon che ti appare sempre. Quindi è come se però fosse... Però se è incompatibile dobbiamo tornare indietro col salvataggio, quindi. No, 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 aspetta. No, no, no. Io intanto no. Salvo. Vabbè, salvo pure io. Allora, il fatto è questo. Come si salva? Allora, se questo incontro non fosse stato statico, cioè sempre uguale per tutti, nella stessa zolla di erba, allora noi, se avessimo incontrato Pokémon diversi, potevamo rincontrare.
catturarli, uno dei due almeno. Invece così no, quindi andremmo a perdere solo il Pokémon statico e poi possiamo comunque fare la cattura per questa via. Quindi si tratta di due incontri differenti, uno è il Pokémon statico che sarà qua e uno lo cattureremo comunque. Come si salva in questa via? Come? Premi X e dai salva. Non ce l'ha X, eccola, salva in basso a sinistra. Ok. Come si salva? Perdonatemi, ho i bottoni tutti a cacchio di cane, quindi non so che bottoni usare. Ok, vuoi fare prima te? Adesso vado. Incontrerai un Pokémon nella seconda zolla. Vai. Eccola. Vediamo. E questo è statico. Sono emozionato, ragazzi. Dai, 100% la segatura. Oh, Kangaskhan. Vabbè, un tipo normale, quindi non ce l'abbiamo già in team, vediamo. Oddio, vediamo, è mega Rob. Kangaskhan, ricca, è mega. È mega Kangaskhan. È mega. Kangaskhan, scusate, no, Kangaskhan. Kangaskhan. Vai. No, avevo letto male la H, scusate. Ricca. Che cos'è? Ma l'hai vista? Oh, ma ci sta dicendo bene, cavolo. Oh, io direi che ci siamo. Lanciagli una Pokéball subito. Certo. Ma te c'è mega Kangaskhan, ricca. Io che volevo distruggerlo, di mazzare. La sfigatura, eh? Vado? Pokéball. Dai. Let's go. Sì, grandioso. È 100%. È 100%. Sì. Ok. Dai. Me lo ricordo bene, allora. Questo viene contato come Pokémon statico. Quindi adesso possiamo fare un'altra cattura in questa via. Che fortuna, ragazzi. Che bucio. Dai. Mamma mia. Va bene. Adesso bisogna vedere l'abilità. Perché quello è abbastanza importante. Con le sue quattro potenti braccia afferra gli arti del nemico per poi lanciarlo lontano. Capito? Allora, che soprannome si dà a Kangaskhan? Allora, io ho dei nomi che non sono riuscito a dare nella scorsa serie. Quindi, sperando che stanno ancora vedendo la serie, la nuova serie, daremo il loro. Quindi, tu... No, non lo chiameremo più. No, ok, vabbè. Tu chiamalo Ale DM. Allora, fammi lo spelling. Ale... Ok. Spazio DM. DM grande. Ok. E io lo chiamerò Zalese. Zalese il Machamp. Vi ringrazio, ragazzi, se state ancora vedendo la serie, sebbene abbiate commentato la scorsa. Ok, e si va. Ale DM, Zalese. Così va bene? Sì, è quello. Vai, dai, si va. Quindi, ci abbiamo nel team adesso. Ale DM. Roccia Drago, lotta normale. Per ora va bene. Segnatele tu queste cose, Dio buono. Vabbè, allora. Vabbè, si vede, insomma, dai. Vai, vede un po' l'abilità. Riflette al mittente. Vediamo. Le mosse di stato. Porco diavolo. Il mio Mamma è bestia, mia. Ricca. Il mio è bestia. Potenzia alcune mosse nella tempesta di sabbia. Vabbè. Ci sta, no? Vabbè, ci sta. Ma poi la tua natura è buona? Perché la mia natura è... Perché ti aumenta l'attacco e ti diminuisce l'attacco speciale, mi sa. Dove si legge? Cristo, natura decise. La mia è una merda su Tarantrum. Perché mi abbassa l'attacco mentre l'attacco speciale. Che schifo. Ah, attenzione ai suoni. No, non so frasi a caso. Ma che cacchio. Allora, vabbè. Io adesso quello che ti consiglio, Ricca, è, visto che, ragazzi, non alleneremo i Pokémon, ma daremo caramelle rare. E già ce l'abbiamo, mi sembra, sì. Portate il nuovo allo stesso ma che stai a registrare? Ok. Ok. Volevo vedere se stessi registrando. Bravo. Portati il nuovo almeno al 6, dai. Allora, vediamo. Per precauzione. E come funziona? Mi ricordo sulla borsa. Una mazza. Devo andare prima nella borsa. Borsa, vai. Ok, usa. Vai. E la do ad Ale DM. Fino al 6, hai detto? L'altro Pokémon che gli ora ce l'hai? 6. E allora al 6, dai. Ma non c'era tutto quel discorso che se gli dai le caramelle rare non diventano tanto forti quanti dovrebbero? Sì. Non hanno... In realtà sì. Perché non c'hanno i punti EV e V. Però sti cavoli. Vabbè, dai. Spero che la differenza dai. Sia bassa. Allora, ragazzi, adesso la cosa che bisogna fare è andare avanti. Adesso questa ci fa il tutorial su come catturare i Pokémon. È una vera scocciatura di palle. Vabbè, io premo e vado avanti. Sì, no, vai avanti. In realtà potresti premere pure l'acceleratore, lo stai preme? Sapessi dove si trova. Ok. Vabbè, io non lo premo per farti compagnia. Che figata. Se riusciamo a editare sto cavolo di video fatto bene. Ragazzi, ma quanto... Sarà importante. Quanto è sus il design di Lopanni? Ma non è Lopanni questo? No, però me l'ha fatto venire in mente. Cioè, dico, ma chi è che ha sentito la necessità di disegnarlo in quel modo, dannazione? Male, non male, è carino. Non è male, bello. Male, male. Tanto male. È orribile. Male, insomma, dai. Mo ci ha mollato un sacco di Pokéball. Quante ore ce ne dà? Penso 10. Comunque, stavo parlando con i fan e dicevo... Perché non considera il primo come Pokémon statico, raga? Scrivetelo nei commenti. Però io ho sempre visto serie in cui in questa via se ne facevano due le catture, perché appunto il primo era statico e poi il secondo lo facevano a caso qua. Quindi, visto che prima sei andato prima te, adesso andrei prima io con la prossima cattura. Ok, vai, aspettiamo. Vado. Vediamo. Bruciamo le dita. Ok, dai Ricca. Fammi salvare. Che ci abbiamo? A me piace. E poi acciaio. Acciaio non si trova facile. Dovrebbe essere prima acciaio del psico, vero? Aspetta. Vado? Un attimo. Aspetta. Prima fammi capire se è prima acciaio. Sì, è prima acciaio, vai. Puoi andare. Raga, puoi Geomag. Prendere qualsiasi cosa se non fosse. Cioè, basta che non è acciaio. Vai. Ma vi ricordate Geomag, ragazzi? Spettacolo. Vai.
Oh, oh. Oh, oh, che schifo, Chris. Sì. Che palle, porca troia. Ragazzi, io quando allora, giocavo quindi... a Pokémon Platino, a me piaceva sempre avere i Pokémon più schifosi, quelli più insulsi, e io ce l'avevo sempre che nel merda. Team, para, sempre. Che merda. Allora, lui dovrebbe essere prima erba di Coleottero oppure no? Vabbè, comunque sia... Dovrebbe essere erba Coleottero, sì. Però lo possiamo aggiungere nel team, perché tanto non Vabbè. Ce l'abbiamo. Nessuno Uno in più quindi... non fa male, dai. Sì, sì, sì. Beh, quello... E... Oh, Spargispora c'ha Bronzor. È stupendo. Cioè, dai, c'ha l'abilità che c'aveva Parasect. Come non lo ammazzo? Questa è una cosa che poi... che devi pensare. Perché potrei Secondo ammazzarlo ira, benissimo. Ira. Ira non lo ammazzo. Dici? Sì, sì, sicuro. Guarda Se lo ammazzi non colpo, era degno. Guarda. Ah, ok, no, okay. Graffio, ecco, adesso se lo fai. Oh, porco. No. Ma com'è super efficace? No, che significa super efficace? Marca, ma che è successo? Perché è super efficace? Perché Graffio è super efficace? Che cazzo d'abilità c'ha lui? Ragazzi. Ah, ricca. Niente, c'ha l'abilità che fa diventare ghiaccio tutte le mosse tipo normale. Ma esiste? Ma perché mo ti è venuta sta idea? È normale questa cosa? Sì, cioè, c'è sta un'abilità. Senti, in questo caso utilizzo Kangaskhan, giusto? Sì, per carità di Dio. T'ho fatto Raga, io ho pensato quasi io. Ho visto piombare la vita. No. Buono. Vediamo un po', Graffio. Mi sembra già vedi. Più normale. Secondo me era tipo ghiaccio. È diventato tipo Senti, ghiaccio. Senti, ma che gli faccio? Come da pugno lo ammazzo. Niente. Sì, lo disintegro. Ma è butta le palle e basta. Tiragli le palle. Proprio stratturagli i coglioni. Tiragli le palle. Chissà dove le tiene poi. No. Pokéball, let's go. Vai. Allora, dai. Prima di nominarlo io aspetterei che lo catturi te. Comunque. Sì, uno, direi perché. Due. Dai. Tre. Sì. Ok, bene. Allora, io ci avrò Vito il Bronzor. Vito. Che diventerà Bronzor. Vito. E te Bellissimo. Ci avrai Luigi il Parasect. Ma è perfetto. Guarda che Luigi. Vito e Luigi. Ah, è Coleottero erba. Ok. È Coleottero erba, quindi. Sì, vuoi dare un soprannome? Sì, lo chiamo Infa. No. Luigi. Luigi normale, no. Giusto? Luigi. Se puoi storpiarlo in qualche maniera. Ma è Luigi. Allora, porta di Luigi chiaramente allo stesso livello degli altri. Che non dobbiamo sbagliare. Luigi è una minaccia comunque. Vorrei Vai dire, a vedere assolutamente l'abilità. Voglio capire perché cacchio ti ha fatto quella. Che cos'è? Pelle gelo. Normale diventano di tipo ghiaccio, ecco. Dai! Lo sapevo. Dai! T'ha ma non ci posso credere. Cristo. Mamma mia, ti giuro, non pensavo. Quasi. Comunque è una bella abilità, cacchio. Eh beh, sì, sì. È una bella abilità. Non è cioè, non è negativa, perlomeno. E Senti, vediamo che... Io dovrei curare cosa. Quieta. Che ti aumenta? Vai sulle statistiche. Vabbè, tanto è una cagata uguale, lui. Ti aumenta l'attacco speciale e ti diminuisce la velocità. Allora, attenzione. Ma è mia madre che Sposto mi cura Sposto l'ordine oppure... dei ba- Allora è mamma che cura? Sì, ok. Io alzerei Vado. Il posto 2 di livello Parasect. Giusto, c'hai ragione. Già stavo a fare la prima cavolata, raga. Dai. Usa allora... va col Parasect. Al 6 lo porto. Vai. Allora, ti direi che finora tutto bene. Machamp lo metto come primo, che lo vedo carico. Comunque l'inizio allora, c'è. Era non statisticamente ci... improbabile che ci capitasse di prendere 3 Pokémon a testa comunque, Già nella prima... No, sì, infatti molto bene. Cioè... Era quello che speravo. È andata meglio del previsto. Sì, torna da mamma, dai. Fatte curare. Dove si fa... da mamma, sì. Sì, te devi curare da tua madre. Allora, che stavo pensando? Non ci abbiamo tipi duplicati. Non ragiono troppo forte. Io c'ho lotta, roccia, acciaio. Te c'hai Coleottero, drago. Ricca, devi parlare con tua madre. Ricca, porco. Sta in cucina. Ovviamente, come tutte le madri. No, eccola. Allora, dunque, tu c'hai nel team Coleottero, drago? Allora, Coleottero, drago e normale. Ok, non ci abbiamo duplicati. Va bene. Benissimo, si continua l'avventura. Vai. Ragazzi, mi è già venuto un mezzo infarto a Parasect, vi giuro. Sto malissimo. Il graffio di ghiaccio, ma che cazzo sto malissimo. Raga, ma Dio cioè, buono. Se ci pensate è tipo la cosa più terrificante, no, che vi capita un Pokémon sì. Apparentemente del cacchio, no, perché a parte tutto Parasect non te è fa forte, graffio e ti sciotta quasi Salamence. Mi fa graffio e praticamente mi bisciotta, cioè ragazzi, che cacchio. Vai. Allora, let's proseguire. Let's go. Eccoci. Potevamo incontrare da anche subito. Un Victreebel. Cryogonal. Vabbè, fuga. Si fa fuga? Sì. Anche se Cryogonal mi sa che è veloce. Vai un po'. E allora che faccio? Lo ammazzo di botte? No, fai fuga, dai. Cosa devi fare? C'è trapparena. Trapparena, fa schifo, raga. Sta
cosa dell'abilità. Tira gli due sberle, dai. Tira gli due sberle. Che cacchio, dai. Come da pugno. Dai. Ma gli fai male, eh? Perché lui c'ha una buona difesa speciale. Arca Motana. Ah, è vero. Perché a te ti attacca sia il Potto sia lui. No, ma scusa, fammi capire. Questo è un mega Kangaskhan. Ma sta sempre così? Sì, è sempre mega. È sempre mega Kangaskhan. Cioè è una famiglia praticamente. È fortissimo. Bruciapelo. Dio buono. Vabbè, abbiamo vinto. Io però già ve lo dico che sto Kangaskhan mi fa una brutta fine. Allora, per ora il team migliore ce l'hai te. Sicuro, guarda. Vai, battiamo sto moccioso. Il più forte indubbiamente Parasect. Sì. Adesso ci abbiamo un nuovo incontro ancora dentro al bosco, ricca, eh. Pullo. Bulbasaur. Cleffa. Ok. Mi dispiace che non è random il nome degli allenatori perché è troppo divertente. Lo potevo randomizzare, sai. Che c'era peccato. La scelta. Non l'ho fatto. Allora, Cleffa, io non. Sarà folletto. Io sono normale, quindi non cambia niente, giusto? Vedi della Terica, dovrebbe essere facile. Allora, io. Sarei tentato di utilizzare Luigi, ma non lo faccio. Ma guarda che Luigi. Ma fai bruciapelo. Che tanto gli levi metà vita con bruciapelo. Faccio bruciapelo, sì, sì. Così poi tentenna. Secondo me l'ho one shot. Mamma mia, ragazzi. Madonna mia. No, perché Mamma ho fatto fuoco l'energia? Vabbè. No, questo Kangaskhan è potentissimo. Ricca sei un mostro. Ma non. Non c'ha senso, Ricca. Mamma mia. Salamence mi ha un po' deluso, se devo essere sincero. E vabbè, Ricca, un graffio per 4 super efficace, eh. Perché era ghiaccio, ma lui dovete è immaginare volante. E io ogni volta che gioco a Pokémon, io mi immagino come se il mio personaggio. Aspetta, Ricca, praticamente... Bono, non andare troppo avanti, eh. No, ti aspetto che fai. Un attimo. Com'è il tuo Machampino? È forte, ce l'ha. Aeroporto di Machampino, ragazzi. Ci abbiamo qualche pozione. Allora, la possiamo usare la pozione, ma non durante la lotta. Quindi fuori. Ok, certo, sì, mi sembra ovvio, sì. Capito, bene, vai. Ah, io non ce le ho però, mi sa. No, mi sa, ce l'hai una sola. Vai, prendiamo sta Ma perché mi segue questa qua? Che vuole, scusa? Pozione, perché pozione? Dovrei aver randomizzato tutto io, invece no. Dolce spuma. Ah, infatti sì. le tue sono randomizzate, le mie no? O forse... Vediamo adesso. Beh, allora, è molto improbabile che le due... Allora, Ricca, adesso devi incontrare prima te però. Vado? Vai. Faccio così. Vai, quarto Pokémon della serie. Oh. Ok, che ci abbiamo? No, non ci sta. È pure normale. No, è normale. Vediamo, e dai. Quindi... A meno che io non becco di alga. Quindi devo fare il fugone e riprovare? No. Oh, cazzarola. Che peccato. Un buon Pokémon. Ma scusa, quindi questa opportunità l'abbiamo bruciata sostanzialmente? No, non è bruciata. La puoi catturare e ce l'abbiamo come backup. Ah, ce l'abbiamo come backup. Ok, capito. Ce l'abbiamo nel box, adesso li dobbiamo depositare. Vabbè, raga. Guarda, allora, io prima di buttargli le Pokéball al posto tuo aspetterei. Me, perché forse Rotom c'ha un tasso di cattura basso. Va bene, allora aspetto e vedo come te la cavi, vediamo. Però non so che fargli. E bevo anche una bella bibita. Non so che fargli. Lui che tipo è? Fuoco elettro o fuoco spettro? Oh, Cristo santo. Fuoco spettro elettro. No, sarà fuoco elettro, dai. Fammi vedere. Sì, è fuoco elettro. Sì, fuoco elettro. Ok, brutto colpo. Dai, no, mi è piaciuta sta cattura, Roberto. Proprio. Quindi, quando succede questo, Ricca, tu te... Ecco, voi... O fuggi e abbiamo perso. Immaginate una scena del genere nell'anime, no? Che appare un Rotom dalla foresta, arriva a Machampino, colpo karate, lo elimini. Dai, va bene, continuiamo. Ma che vogliono questo? Ok, questo... Tu vai, che tocca fa? Dai, prosegui per il bosco, ci stanno diversi incontri. Questo che vuole? Oh, anti Cluster BP. Cluster BP. Dagli una salvata, va. Ah, c'hai ragione. Ragazzi, altra cosa è che io mi scordo costantemente di salvare. Dai, ogni tanto bisogna salvare. Ma io me lo scordo. Non so te a quanti minuti di registrazione stai, ma probabilmente come me stiamo a 40 minuti. Vai. Scusa, controllo un secondo. Vai. 41, 43. Esatto, bene. Oh, bene, io ho trovato un Deoxys, Ricca. No, aspetta. Ma... Dio buono. Selvaggio? No, contro sto tipo qua. Let's go, dai. Senti, vai, Scatterbug, vediamo chi è. Vediamo quanto gli faccio male. Magnemite. Ok, l'ho ammazzata. Benissimo, molto oddio, bene. Oddio, io c'ho qualcuno che è forte contro Magnemite. Mi sa Parasect con ghiaccio? No, assolutamente no. No? No, raga, no. Io non so niente dei tipi. Non sai niente, che cazzo, Rola. Non so niente. Te contro Magnemite morso puoi fare. No, però lui è elettro, quindi forse è meglio di no. Ma fai bruciapelo. E poi... Bruciapelo. Ma sì, intanto gli levi un po' di vita. Mazza. Ah, non è molto efficace, Robè. Vabbè, fagli come da pugno. Vabbè, è lo stesso tipo, però.
sì. Ma poi la cosa bella è che tentennano sempre. Ancora di meno, Robert. Vabbè. Azione. Vabbè, ci ha tolto due. Raga, è rotto questo Pokémon. È rotto. Cioè, non è nemmeno divertente. No, però divertente, aspetta, cioè. Come da pugno... No, mi sa che non c'ha l'abilità che colpisce due volte, però. No, no, non ce l'ha, perché... È come da pugno che... È come una di quelle mosse. Esatto. Però è tanto forte lo stesso, Mega Kangaskhan. Ma, raga, è rotto. Mi ha tolto... Con due azioni mi ha tolto tre. Ferrothorn, che cacchio è non Ferrothorn? Ferrothorn è... Che palle, pure quello è erbacciaio. Erbacciaio prova a fare... Che mosse Parasect, c'ha Luigi col ghiaccio. Vabbè, fagli col ghiaccio. Ma perché il ghiaccio contro l'acciaio non è forte, però contro l'erba sì, quindi sarà esatto. Normale. Vabbè, metti come sarà Luigi. Normale, scusa. È perché l'acciaio resiste il ghiaccio e l'erba Ah, no. L'acciaio resiste il ghiaccio. Eh certo. Vedete ragazzi, è come imparare a insegnare a un bambino, anzi. Ragazzi, allora, permettetemi, non è per niente intuitivo, cacchio. Ma fagli graffio. Vabbè, sì, dai, fagli graffio. Graffio di ghiaccio. Oh, raga, comunque fagli fa un danno tremendo. Comunque rotolamento? No, raga, che gli faccio? Paralisi? No, Ricca. Lo paralizzo? No. Aspetta, no, Ricca. Io non ricordo niente di Pokémon, ma il rotolamento me lo ricordo. Porco merda. No, non va bene. Rimetto Kangaskhan. Aspetta. Allora, Kangaskhan, non so se bruciapelo funziona, però penso di sì. Allora, fermo, buono, per carità di Dio. Comunque dovevi fare Sanguisuga, era meglio. Anzi, fai Sanguisuga. Vado? Fallo, Luigi. Fallo. Sanguisuga. Vai Luigi. No, porco... No. Abbiamo sbagliato. Porco Dio. Allora, fermo. Forse vinciamo lo stesso. Ma sì, Graffio, penso di sì. Graffio però... gli faceva di più, vero? Sì. Ma come? Ma Sanguisuga, cavolo, è stab. Ma Parasect che attacco ci avrà? Ma schifo. Ma cazzo, Graffio anche, scusami. Perché ha fatto più Graffio? Ma era brutto colpo? Non so che dirti. Che cacchio ne so. Allora, il rotolamento t'ha fatto adesso 6 di danno. Quindi dopo ti farà tipo 10. Fagli Sanguisuga di nuovo, Ricca. Vabbè ragazzi, va come va, dai. Già abbiamo perso. Vai. Allora io... Dai. Ma se non fa brutto colpo, sennò sei fregato. No, se fa brutto colpo, ragazzi, Addio, è finito. Mamma mia. Oh dai, ok. Vado? Vai Sanguisuga, fagliela e dovresti aver fatto, dai. Mamma mia. Vai. Oh, grazie a Dio ce l'ha fatta. Ah, grazie al cielo. Ok. No ragazzi, non va bene. Non va bene. Lo sai che cosa dovevi fare? Era meglio come giocata. Mettere Kangaskhan e fare bruciapelo. Così poi gli bloccavi i rotolamenti e non... Sono stato stupido perché in realtà... Ma no, perché te l'ho detto io, poi te fa così, quindi... No, ma per l'intrattenimento, capito, volevo usare un altro Pokémon. Invece penso che se uso sempre Kangaskhan è meglio. Cioè, però questa... Allora, adesso parla con la tipa. Parla con la tipa che sta dietro di te. Ma questo mi fa paura. Parlaci. Parlaci, che ti cura i Pokémon. Vabbè, è così, il primo video, dai. Il primo video va bene così. Ragazzi, penso che il primo video su questa serie possa terminare qua. Abbiamo fatto grandi progressi già. Abbiamo 3 Pokémon. Vabbè, abbiamo 3 Pokémon per uno. Non ci abbiamo tipi duplicati. Non abbiamo perso ancora Pokémon. Sebbene Parasect, diciamo, è quasi morto ed ha quasi ammazzato Salamence. Ok. E raga, che dire? Spero che vi piaccia. Noi adesso registreremo subito il secondo video. Forse anche il terzo, non lo so. Vediamo quanti. Finché non ci cascano le palle, penso che ci mettiamo a registrare. E correte tutti a insultarci nei commenti, mi raccomando. Esatto. Insultarci pesantemente nei commenti, grazie. Soprattutto lui che non è capace assolutamente a giocare. Soprattutto io che faccio schifo, regà, me lo merito, quindi lo dovete fare. Ragazzi, spero che vi possa piacere una serie del genere. Commentate così diamo i vostri nomi ai Pokémon. E se nei prossimi video non daremo riscontro ai vostri commenti è perché li registreremo proprio adesso. Quindi ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao.